Diventa un caso politico in comuni a Chieti il concerto saltato di Anna Tatangelo che avrebbe dovuto tenersi il giorno del Santo Patrono San Giustino spostato a causa del maltempo al prossimo 27 maggio. Sì, ma l'opposizione è scettica. Fratelli d'Italia parla di una mancata firma di un'apposita delibera sugli eventi del maggio teatino e il vice sindaco De Cesare da parte sua ribatte invece che la copertura finanziaria c'è e che tutto è stato fatto in regola. Mario Colantonio, capogruppo della Lega in Consiglio, va all'attacco. Il, il cartellone del maggio Teatino è approntato su finanziamenti sponsorizzati da un, un grande ipermercato cittadino e da altri sponsor privati. Il, il problema è che al momento in cui vengono presentati dei cartelloni con dei programmi dettagliati ma soprattutto vengono annunciati dei, degli spettacoli di grandi personaggi artistici nazionali. Un minimo di copertura economico, perlomeno un atto deliberativo, doveva essere approntato dall'amministrazione secondo Colantoni. Ad oggi non esiste nessuna delibera di giunta dove sono indicate spese e costi eh, ed entrate. Per queste manifestazioni annunciate. E il vice sindaco Paolo De Cesare ovviamente non ci sta. Noi abbiamo portato artisti del panorama internazionale a Chieti, quest'estate avremo Mica, avremo eh, Madame, per la festa di San Giustino ci sarà Nata Tangelo, abbiamo delibera, determina e contratto e se si insiste poi si sfocia anche nella calunnia. Ma questa delibera è stata firmata o no? C'è una regolare delibera ehm, che istituisce la, eh, il cartellone del Maggio Teatino c'è stato un avviso per il Maggio con trasparenza eh, al quale hanno risposto le tante associazioni che ringraziamo culturali cittadine e chiaramente all'interno del Maggio come sempre c'è la festa di San Giustino che è stata supportata da una regolare determina e la firma del contratto con, con l'artista la maggioranza divisa prosegue con l'Antonio c'è una parte politica che si occupa del ludico è una parte politica della maggioranza che si occupa eh, eh, di eh, mandare avanti la baracca. La città ha bisogno sicuramente anche di culture e di spettacoli, ma non può vivere solo di culture e di spettacoli. La maggioranza è divisa o no? Ma questo lo tratteremo in altre sedi e chi eh, crea ostruzionismo alle attività eh, amministrative, all'azione amministrativa e di governo di una città se ne assume le responsabilità. Per quanto mi riguarda io vado avanti come un treno giorno per giorno con le mie attività nell'ambito delle mie deleghe e dopodiché saranno i risultati a parlare di quello che io personalmente ho fatto nell'ambito delle mie deleghe.